Un saluto a tutti da Pasquale Mancino e da Pago Smart dietro alla telecamera. Pago, oggi siamo qui non a caso al monumento dei caduti in guerra, perché oggi c'è stata la commemorazione dei caduti in guerra. E anche se la pioggia non ha permesso di una cerimonia completa qua davanti al monumento, ma la maggior parte si è svolta in chiesa, non è un caso che oggi siamo qua, perché a luglio dell'anno scorso, per puro caso, ho scoperto che la lista dei caduti montesi durante la prima guerra mondiale, ci riferiamo ai nomi che sono scritti qua sulle pareti laterali del monumento, e quella lista non è completa, perché mi ritrovai tra le mani un nominativo di un giovane militare montese caduto sul Carso che non era presente nella lista. In quel momento mi sentii un attimino, come dire, un po' angosciato, perché mi balenò subito l'idea che quel nome non fosse l'unico, ma potevano essercene altri. Così cominciai una ricerca. Questa ricerca portò a novembre dell'anno scorso all'individuazione di 11 nominativi, 11 giovani militari montesi caduti in guerra, dei quali non se ne sapeva niente. E l'anno scorso, proprio qui in questa sede, per la prima volta furono letti i nomi anche di questi 11 nostri concittadini montesi. Poi la ricerca è andata avanti, l'ho continuata fino a marzo di quest'anno, e purtroppo devo dire ha portato all'identificazione di altri 18 montesi caduti durante la prima guerra, per un totale di 29. Ora consideriamo che i nominativi che sono qui scritti al monumento sono 31 più 29, quelli da me identificati, significa praticamente sono raddoppiati. Esattamente il sangue versato dai montesi durante la prima guerra mondiale è raddoppiato, e non si sapeva. Oggi per la prima volta in chiesa sono stati letti i nomi di tutti questi nostri concittadini montesi che hanno combattuto e hanno dato la vita per la patria. Ed è sono anche emozionato nel dirlo, ma è stato un momento veramente importante. Grazie ovviamente agli uffici comunali, mi riferisco alla dottoressa Scuotto, al vice sindaco Rocco Assante, è stato possibile cominciare un primo atto ufficiale di riconoscimento verso questi nostri concittadini che hanno combattuto, hanno dato la vita e che nessuno ne sa niente. La lista dei nominativi presenti al comune è semplicemente un elenco di nome, cognome e paternità. Grazie a questa ricerca invece è stato possibile risalire ai dati anagrafici di questi nostri concittadini, a cominciare dalla data di nascita, ma anche del gruppo di appartenenza, dei luoghi dove hanno combattuto e soprattutto dei luoghi e della data purtroppo dove sono deceduti. Praticamente diciamo così, è stata data un'anima a questi nostri concittadini. L'anno prossimo, nel 2015, ci sarà il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nel 1915. Noi speriamo in quell'occasione, insieme al vice sindaco Rocco Assante, di realizzare una lapide aggiuntiva qua da posizionare da qualche parte, con i nomi di questi altri nostri concittadini che hanno dato la vita per la patria.